Aurora Salvagno, di ritorno da Ancona, dove hai conquistato un'ottima medaglia d'argento ai campionati italiani assoluti indoor. Sì, è stata una bella gara. Purtroppo avevo una bella febbre, una bella bronchite, un po' trascurata. Diciamo che potevo fare un po' meglio se non avessi avuto la febbre, però ho tirato fuori la mia forza in finale, migliorando ovviamente il mio tempo di 7,50 che avevo fatto nelle gare precedenti, scendendo un pochettino, anche con la febbre notevole secondo me. Diciamo che ho salvato il salvabile, è stata una bella medaglia, è come se avessi vinto secondo me. Nelle qualificazioni dell'ora di pranzo, praticamente avevi fatto il quarto tempo complessivo, 7:51. Dietro nella tua batteria Jessica Paoletta, che era andata 3 centesimi più veloce e Sì. che appena una settimana prima sulla stessa pista avevi battuto. Certo, sì, infatti ero molto abbattuta, però mi si è alzata la febbre, dunque ero molto stanca, già sul blocco mi sentivo debole, però non mi sono, diciamo, buttata giù, mi hanno, diciamo, aiutato, nel senso che mi hanno motivato, mi hanno detto mi raccomando, devi essere forte, resisti fino in fondo e sono riuscita comunque a tirare fuori la mia grinta anche in queste situazioni, perché può succedere che degli atleti comunque si ammalano, vanno a fare la gara importante e comunque ne devono esserci sempre, a prescindere da tutto. Hai migliorato quindi in finale il tuo tempo di 3 centesimi, ma non è bastato per battere una Levorato tornata ai suoi livelli migliori. Non è bastato, però, se forse non avessi avuto la febbre, forse la Levorato l'avrei battuta, perché lei ha fatto un brutto tempo in finale. Si è un po', secondo me, impaurita in un certo senso. Non so che cosa le sia successo, perché con un 7,30 non aveva niente da temere, perché c'era un ampio divario tra di noi. E invece ha fatto un 44, il tempo peggiore della stagione. Cosa che se capitava che io ero in forma, forse poteva succedere di tutto. Il tuo tempo in finale è uguale a quello di un'altra nuova, Sì, che Ilenia Draisci. Ilenia è una discreta atleta, però negli anni precedenti l'ho sempre battuta. Per qualche millesimo ho vinto e sono contenta anche di questo. Comunque l'argento è sempre una bella medaglia. Il tuo inizio di stagione in giro per l'Europa, Bratislava, Vienna, sei andata in Belgio, Claro. ancora Ancona, un Un po' in giro, bel giro. sì, ho iniziato la stagione con un problema un polpaccio, mi sono stirata 5 giorni prima di fare la mia prima gara, che la dovevo fare a Roma il 20 di gennaio. Ho dovuto ritardare la mia prima uscita perché mi sono stirata ovviamente di 1 mm, pochissimo, però ovviamente non potevo correre. Ho trascurato tutto il periodo di preparazione più importante che mi ha portato ad andare a rilento con le gare, a iniziare con un tempo molto alto. E ovviamente non correndo, ho fatto tutti i tempi altissimi finché, diciamo, stavo entrando in forma all'italiani. Il ritardo. Purtroppo il tuo tempo non è bastato per andare agli Europei Indoor, dove sui 60 ci sarà Manuela Sì, Levorato. gli europei, una gara bellissima, l'ho fatta 2 anni fa a Torino, è stata un'esperienza stupenda, perché anche se non avevo fatto il minimo, la nazionale mi ha portato e l'ho fatto lì il minimo, è stata una bella soddisfazione. Poi i 60 indoor mi piacciono moltissimo, sono la mia gara preferita. Movimento nazionale, settore velocità, non nel suo miglior momento. Diciamo no, stiamo andando un po' a rilento, tutte le atlete hanno peggiorato, soprattutto adesso alle indoor, e poi vabbè, la stagione estiva non era così eclatante, cioè non erano non tempi molto, cioè tempi alti. Guardiamo a casa nostra, dietro la Salvagno, a livello regionale, a livello locale, cosa c'è? Guarda, siamo messi male perché non sono motivate i ragazzi, le ragazze a fare attività fisica, non aiuta, dovrebbero fare delle attività a scuola, vabbè, il mio allenatore comunque le fa, ma i bambini non hanno voglia, dovrebbero essere motivati sicuramente dai professori a fare sport in generale. Nell'atletica in Sardegna non abbiamo talenti, forse sì, uno in tutta la Sardegna. Non lo so, c'è una ragazza molto forte che si chiama Anastasia ed è nel CU Sassari ed è un talento lei. Penso che fra qualche anno avrà a che fare con me. Non so se aver paura o no, perché è una ragazza che potrà diventare molto forte. L'Albiani?
Ah, l'Albiani, giusto, hai ragione, lei però è molto forte negli ostacoli, so. Nel 60 non ha fatto, non ha fatto i 60 il giorno dopo, non so perché, era iscritta, ma non li ha fatti. Discreta anche lei sui 60, non so quanto abbia fatto quest'anno, se non mi sbaglio dovrebbe aver fatto 7,60, che è un buon tempo per lei, però la vedo di più comunque sugli ostacoli, lei. Parlavi di atletica, in un certo senso, e di sport nelle scuole. Tu hai avuto la fortuna di avere un professore che ti ha visto e ti ha seguita per tutta la tua Sì, carriera, Marco Ciccarella. Marco, sì, ho iniziato a scuola con i giochi sportivi studenteschi, che all'epoca erano molto belli, cioè si volevano proprio fare, io non vedevo l'ora di fare questa manifestazione perché c'erano tante ragazze, tante batterie. Adesso diciamo si è ristretta la cosa, non ci sono più bambini e bambine che fanno questo sport, sono pochi, proprio i professori devono prenderli con le pinze i bambini per fare una squadra. È difficile. Secondo te cosa servirebbe? Prima di tutto una giusta alimentazione per i bambini, perché c'è un alto tasso di obesità ovviamente nelle scuole elementari. E poi magari non fargli fare tutte quelle ore di studio anche il pomeriggio, perché so che hanno molti rientri i bambini, da mia nipote so questo. E magari fargli fare il gruppo sportivo, ovviamente invece di fare quelle ore il pomeriggio, portarli al campo e fargli fare attività fisica. Questo penso che sia la cosa migliore. E ovviamente farli gareggiare perché diciamo che l'appetito viene mangiando. Se tu li fai fare delle competizioni, loro gli viene voglia comunque di migliorarsi sempre, in ogni momento. Sarebbe questa la cosa più giusta. O magari portarli al campo, magari ci sono anch'io, vedono diciamo un Un talento, cioè un modello. modello, sì, e gli viene voglia anche per quello. Non sarebbe male, magari almeno ci sarebbe un po' di gente in pista, mi farebbe piacere perché non c'è più nessuno praticamente. Abbiamo parlato dei tuoi inizi. Cosa c'è nel 2011 di Aurora Salvagno? 2011, adesso abbiamo riniziato la preparazione per l'estate e ci sono molte gare, abbiamo, vabbè, i campionati italiani che sono sempre quelli, sono a fine giugno, che sono a Torino, poi abbiamo i mondiali militari. Che siccome sono militare, sono a Rio de Janeiro, speriamo di farli. Poi abbiamo le Universiadi, siccome sono studentessa universitaria, che sono in Giappone, se non mi sbaglio. E poi i mondiali di atletica, che il tempo, il minimo è molto basso, però lotterò anche per fare questo, che 11 e 28 il minimo. Un po' basso, però se ci alleniamo può essere che esca fuori, magari. Ricordiamo i tuoi tempi dell'anno scorso. Dell'anno scorso il mio miglior tempo 11,66, però il mio personale l'anno precedente 11,50. Quindi dobbiamo lavorare. Molto, sembra poco, però i centesimi si migliorano con anni di allenamento, sempre. Comunque sia un bel tour mondiale. Sì. Rispetto ai tuoi tour mondiali degli anni precedenti, quest'anno qualcosa di diverso, visto che ottobre dell'anno scorso Ah, sì. Aurora, anzi, Maria Aurora Eh sì. Salvagno ha aggiunto un altro cognome Eh sì, adesso mi sono sul suo sposata. Eh campanello. sì, mi sono sposata e ho aggiunto un cognome Ceglie insieme al mio. E niente, felicissima. Uno dei miei sogni. Il secondo è le Olimpiadi e il terzo è avere un bambino. Cosa cambia nella tua vita civile? Possiamo ben capirlo. Nella tua vita sportiva? Nel allenamenti, viaggi, trasferimenti? Beh, la mia vita è sempre uguale, mio marito è uno sportivo e mi accompagna quasi sempre a ogni manifestazione, a ogni gara. Mi segue anche, siccome lui però non è sardo, è di Bari, io faccio un po' a Bari e un po' ad Alghero. Diciamo che lui mi segue, facciamo, perché anche lui è militare, è abbastanza, anche lui sportivo, è abbastanza libero, riesce a seguirmi sempre, un po' e un po'. Però non è cambiato più del tanto, è cambiato in meglio, cioè sono più felice sicuramente. Speriamo che quest'amore pugliese non ti porti via. Speriamo, vabbè, io rimarrò sempre attaccata alla mia terra, questo è sicuro. Sono fiera di essere algherese e sarda soprattutto. Però l'amore può essere che mi porti via, può essere sì, perché comunque il mio futuro potrebbe essere a Bari. Perché il lavoro al di fuori dopo lo sport, quando smetterò di correre, dovrò lavorare in ufficio in una caserma. E qua ce n'è solo una ed è anche difficile trasferirsi. Invece a Bari ci sono cinque caserme agibili, nel senso che ti potrebbero trasferire.
Però ne parliamo fra 8 anni, dai, quando smetterò di correre. 8, anche 10 anni, speriamo. Più tempo. Un altro tuo sogno nel futuro, l'hai detto prima, tralasciando l'Olimpiade, un bambino. Sì. Hai l'esempio proprio di Manuela Sì, Lavorato. infatti ti dà una gran forza vedere un atleta che, pur avendo avuto una bambina, arriva a questi risultati, a questi tempi.